Dunque, il problema su cui ci eravamo lasciati prima dell'intervallo era innanzitutto di riuscire a recuperare questo valore di soluzioni per poter mostrare all'utente. Quindi il task fa il suo compito. Abbiamo visto che parte, gira in background, a un certo punto finisce. Ce l'ha detto lui nella console. Ma non deve dirlo a noi nella console, che sia finito, deve dirlo in realtà al thread principale, il quale è l'unico che può farci qualche cosa. E se non altro catturare questo valore integer e poterlo visualizzare. Come si fa? Allora, è possibile intercettare il valore di ritorno calcolato da un task andando ad ascoltare, quindi facendosi informare dal task stesso, quando esso subisce la transizione dallo stato running allo stato succeeded. Quindi anche lo stato in cui si trova un task è uno stato osservabile, nel senso che il task può, il task principale che l'ha creato può andare a interrogarlo, sapere a che punto sei, ma soprattutto può impostare, diciamo diversamente, il task nel momento in cui passa da uno stato all'altro genera degli eventi. E quindi io come thread principale posso agganciarmi ad uno di questi eventi. Quindi posso ad esempio impostare un evento, un gestore per l'evento di passaggio dallo stato running allo stato di succeeded. Questo gestore di evento è un mio metodo che verrà chiamato con, gestore di evento è una classe che contiene un metodo il quale viene chiamato quando l'evento scatta. E per farlo devo usare un evento succeeded che il cui gestore si chiama onSucceeded, e per impostare il gestore dell'evento sarà setOnSucceeded. Imposta il gestore dell'evento succeeded e gli passo una classe EventHandler che gestirà l'evento di mio interesse. Questa classe EventHandler, anche qua, è una classe astratta che deve essere concretizzata da me, istanziata, e di cui devo ridefinire il metodo handle. Il gestore evento è una classe generica che ha un'interfaccia, in realtà, che ha un metodo handle da definire, e il metodo handle contiene il codice che io voglio eseguire quando gestisco quell'evento. Quindi, è più facile a dirsi che a farsi. Quando è che devo registrare il gestore dell'evento? Dopo che ho creato il task, perché devo averlo il task, lo sto creando qui, prima di farlo partire. Una volta che è partito non è più mio. Quindi quando in questo punto, dopo che ho creato il task, quando il task è ancora non stato ready, non è ancora non stato scheduled o running. Quindi posso ancora, dicevamo prima, a cosa mi serve lo stato ready? Mi serve che dopo, perché dopo che l'ho creato bisogna impostare alcune proprietà. Ecco, questa è una. Devo registrare su questo task, prima che lui parta, un gestore dell'evento. Quindi su questo task, set on, vedete che io posso impostare questi 5 gestori di eventi, on canceled, on failed, on running, on scheduled, on succeeded, che corrispondono ai 5 cambiamenti di stato che può avere un task. Non c'è on ready perché il ready lo assume automaticamente appena viene creato. Poi da ready a scheduled viene chiamato questo gestore d'evento, da scheduled a running viene chiamato questo, quindi se volessi sapere quando parte definisco questo, e poi ci sono i 3 modi di terminare, cancelled, failed o succeeded. A me interessa on succeeded. Di che cosa? Di un, qui dovrei indicare il nome della classe di un gestore d'evento, ma anche qua posso anche essere pigro e
creare una classe, un'istanza di una classe anonima di un gestore di evento, anche qua dentro. Quindi in realtà lo rifaccio al rallenti. Ops, cosa ho fatto? È buono. Qui devo inserire il nome di una classe che implementi l'interfaccia Event Handler. Posso definire una classe a parte, creare un'istanza e qua mettere il nome dell'istanza, oppure creare un'istanza di una classe anonima che implementi quell'interfaccia. Quindi creo, e uso l'autocompletamento di Eclipse, così mi fa tutto lui. Vedete cosa mi dice come autocompletamento? Un anonymous inner type, un tipo interno anonimo senza nome, che erediti dall'interfaccia IE, un'interfaccia Event Handler. Se clicco su questo, ho già lo scheletro di ciò che mi serve. Cioè Eclipse mi dice, va bene, allora tu volevi fare una nuova sottoclasse di Event Handler. Event Handler di quale tipo di... Event Handler è una classe genericissima, no? Che è per tutti i tipi di eventi. Ma quali tipi di eventi voglio? Worker state event, solamente gli eventi di cambiamento di stato del task. Perché si chiama worker e non task? Beh, worker è la sopraclasse che sta sopra task e service, l'avevamo visto nella slide all'inizio. Ok? Quindi un task è un worker. Anche. Costruttore senza parametri, implementazione aperta e chiusa, graffa. Quindi qua dentro implemento, dichiaro la classe senza nome di cui sto facendo subito un'istanza, una sola istanza. E questa sottoclasse deve implementare, diventando un'interfaccia molto semplice che contiene solamente un metodo, handle, e quindi devo implementare quello. Quindi questo metodo handle viene chiamato ogni qualvolta il task su cui è stato registrato il gestore d'evento emette l'evento task succeeded, ossia termina con successo. Quando il task termina con successo, qui siamo in una... Se prima era una cosa strana, cioè di costruire una nuova classe dentro una operazione di assegnazione, una normalissima new, qui addirittura questa new ce l'abbiamo come parametro di una funzione, no? Dentro una coppia di parentesi tonde, aperta tonda, chiusa tonda. Lì dentro c'è una bella coppia di graffe in cui definiamo tutta una classe. Basta non perdersi, non ci perdiamo noi, non si perde Eclipse. Allora, il metodo handle viene chiamato quando su questo task che ho appena creato e non ho ancora fatto partire verrà nel futuro generato l'evento succeed, cioè quando il task finirà il suo lavoro. E qui dentro cosa devo fare? Posso andare a estrarre il valore di ritorno semplicemente con un getValue. Il task ha una proprietà value che corrisponde al valore ritornato dal task. In questo caso è una proprietà integer, perché ovviamente integer è la, vedete che integer in questo caso è il tipo generico con cui il task è stato creato. Quindi a questo punto posso finalmente venire a sapere il numero di soluzioni, e perché me le faccio dire dal task. Questo è di nuovo un altro evento, esempio di closure, perché uso all'interno di una sottoclasse inline il nome di una variabile che è dichiarata all'esterno, ma ormai non ci fa più paura, perché questo metodo non è un metodo di task, è un metodo di event handler, o meglio di una sottoclasse anonima di event handler, però ha visibilità poiché è incluso nel come annidamento di parentesi graffe, ha visibilità anche su questa variabile. E una volta che ho questo valore, posso, e da qui posso, modificare l'interfaccia grafica. Questo gestore d'evento gira nel thread principale, non giro dentro il task. Giro dentro il thread principale, tra l'altro poi
essendo il task morto, non mi darebbe comunque problemi. E quindi qua finalmente potrei fare questa maledetta append text che mi stampa le soluzioni che ho trovato. Quindi andiamo a capo così si legge qualcosa. Quindi in questo event handler prendo, stampo la dimensione della matrice e le soluzioni trovate. Soluzioni trovate è il valore che ho appena estratto dal task che è appena morto con successo. Morto con successo è brutto da dire, ma. E size è una variabile che vado a pescare dal contesto lassù, che è una variabile locale del metodo doCalcola, quindi del controller, ma è visibile anche da questo event handler perché è incluso, quindi anche qua una closure di questa variabile. Quindi le variabili inline sono molto, le classi inline sono molto comode perché posso pescare le variabili che mi servono, che fanno parte del contesto, altrimenti dovrei avere tutta una serie di variabili locali e passarle nel costruttore, quindi non è solo avere la classe di un file diverso e inventare un nome sensato e anche dover farsi carico di questo passaggio di parametri, no? Quindi c'è più da scrivere essenzialmente. Allora, se è così dovrebbe essere tutto uguale a prima, con la differenza che quando un thread termina mi scrive anche il numero di soluzioni trovate direttamente nella finestra principale. Vediamo se è vero. Sarebbe vero se non avessi sbagliato qualcosa. Ok, era un errore facile, un errore di format questo. Ho tolto il tempo perché non lo sto calcolando qua, mi sono dimenticato di toglierlo dalla stringa di formato. Ok, questa era facile. Riproviamoci. Partenza, lato, soluzioni. Lato, soluzioni. Adesso sembra uguale a prima, no? A due ore fa. In realtà noi sappiamo che non è uguale perché non è, questa volta non è bloccante. Se io passo a 7, vedo che effettivamente partenza viene scritto, l'interfaccia è ancora, risponde ancora, nel frattempo il task sta lavorando e prima o poi il task terminerà, eccolo qua. Quando il task termina chiama il gestore di evento onSucceeded, gestore di evento il suo metodo handle, estrae il valore 50 milioni eccetera e lo inserisce qua. Ok? E qui possiamo anche attivare più volte, ogni volta che crea un task diverso, come facevamo già prima, possiamo attivare un thread lungo e magari nel frattempo, mentre quello a 7 calcola, posso calcolarne delle altre dimensioni più piccole. E loro terminano e poi terminerà anche quello più lungo. Però se osservo con attenzione questi numeri, mi accorgo che ho sballato qualcosa. Allora, cosa ho fatto? Questi sono i numeri giusti, 12.288 per 5, 50 milioni e qualcosa per 7, 524.000 per il 6. Poi cosa ho fatto? Ho fatto partire un 7, vedete che ho fatto partire il 7 qua, che è terminato qua sotto. Ma poi mentre il 7 calcolava ho fatto partire un 6 e ho fatto partire un 5, che avevano ognuno il suo thread separato. Ognuno il suo thread separato. Ma alla fine quello da 6 mi ha detto 981 anziché 524.000. Quello da 5 mi ha detto 233.000 anziché 12.000. E quello da 7 mi ha detto, cos'è questo? 11 milioni anziché 50 milioni.
cioè il fatto di fare più calcoli in parallelo ma sballato il risultato. Questo è il punto che dicevo prima, vedremo più avanti cosa vuol dire il thread safe, cioè avere più thread che modificano le stesse variabili e se non faccio attenzione le modifico in modo incoerente e ho un risultato sbagliato. Cosa è successo di male qua? Andiamo a vedere cosa succede. Ogni volta che lancio un thread lui chiama questo metodo, model.contasoluzioni. Model.contasoluzioni inizializza una nuova scacchiera del tipo lato. Quindi se io ho in parallelo due thread che lavorano su due scacchiere diverse, ognuno ha la sua scacchiera. Va bene, non crea casino. Scusate se non è un termine tecnico casino, ma per rendere l'idea. Ogni thread, immaginate di avere due thread diversi, i quali stanno facendo entrambi questo metodo contasoluzione. E ognuno chiama il metodo cerca, che ricorsivamente fa del lavoro, ma qui dentro non vengono creati oggetti. Vengono lette le posizioni, ma queste sono strutture dati statiche. In realtà le posizioni sono diverse perché sono derivate dalla scacchiera e ogni scacchiera se le calcola, si calcola un set di pose diverso per conto suo. Chi è che fa pasticcio è questo, è conta. Perché la variabile conta è una variabile distanza della classe ricerca. Quando io chiamo il metodo conto soluzioni, ogni volta che chiamo il metodo conto soluzioni lui calcola una scacchiera diversa, cioè un oggetto scacchiera diversa. Ma se chiamo tante volte conto soluzioni, la variabile conta è sempre la stessa. È sempre la stessa perché è un'istanza sola di ricerca, un'istanza di ricerca avrà una copia della variabile distanza. Finora non ci ha mai dato problemi. Perché il metodo conto soluzioni lo chiamavo 100 volte, ma una per volta. Quando il conto soluzioni termina, lo richiamo un'altra volta, lui si resetta di nuovo da zero conta e via via se lo incrementa, poi restituisce il valore. Però quando comincia ad avere due chiamate parallele, una di lato 6 e l'altra di lato 7, e ciascuna delle due, quando parte, azzera conta, e poi ciascuna delle due, mentre va avanti, incrementa. Io alla fine ho quella di lato 7 che mi dà un valore troppo piccolo, perché a metà ho chiamato quella di lato 6 e quella di lato 5 che gli ha azzerato la variabile conta. E viceversa, cioè quella di lato 5 e 6 che mi danno un valore troppo grande, perché mentre loro lavoravano c'era anche il 3 di lato 7 che stava incrementando per conto suo la stessa variabile conta. Quindi questo succede, e tra l'altro è imprevedibile, nel senso che se io provassi altre 10 volte non riuscirei mai a ottenere gli stessi numeri sbagliati, ne otterrei sempre di diversi, perché dipende proprio dalla velocità con cui uno parte, uno arriva, l'altro parte, no, non è prevedibile, no? È incontrollabile, quindi è da evitare, non si può gestire una cosa di questo genere. Quindi la colpevole di tutti è questa variabile conta, che è una variabile unica modificata contemporaneamente da più thread diversi. Come posso fare? Posso fare in due modi opposti. Modo 1, evitiamo che si possa chiamare più di un thread per volta. Cioè il meccanismo del thread separato è figo, è bello, è utile perché mi permette di avere l'interfaccia utente che risponde sempre, ma se sto calcolando una scacchiera non ti permetto di calcolare una seconda. Come? Disabilito il bottone. Quando tu clicchi su conta, su calcola, nel momento in cui faccio partire il task ti disabilito il bottone e lo riabiliterò solamente quando il task termina. Così tu vedi che sta calcolando, anche vero, c'è anche un segno visivo, anziché sotto scrivere partenza, che non sai cosa vuol dire, hai premuto il bottone diventa grigio, vuol dire che sta lavorando. Quando il bottone torna normale hai il risultato pronto.
Quindi questa è la soluzione, evitare il problema. Seconda soluzione, lasciamo, perché magari ci piace, che possono essere attivate, perché ci piace scaldare la CPU del computer, che possono essere calcolate più cose in parallelo, ma a questo punto questa conta deve sparire da qua. Quindi o faccio più istanze della classe ricerca, non uso un model unico per tutti, e quindi dentro il task mi creo una classe ricerca mia privata e che quindi avrà la sua variabile conta privata, oppure questa variabile conta la porto dentro i metodi. Era qua perché era tanto comoda, perché veniva zerata da quante soluzioni e incrementata da cerca. Deve essere vista da due metodi diversi. E cerca, tra l'altro, era un metodo ricorsivo. Quindi passarla come parametro significava passarla lungo tutta la chiamata ricorsiva. È ragionevole averla come variabile di istanza, no? Però a questo punto bisognerebbe far sì che il task si crei da solo il proprio modello, separato dal modello principale, oppure una copia del modello principale. Una copia sua privata, in cui copio ciò che mi serve, in questo caso non c'è niente perché non ha stato, se non sto calcolando. Ciò che si dice è che un task deve ricevere come parametro una copia immutabile dei dati su cui deve lavorare. Dove per copia immutabile significa che o non lo tocco, non lo devo modificare quando lo uso, oppure se lo modifico quello di partenza non viene modificato, quindi è uno diverso. La cosa più veloce da fare, più semplice da fare, è qua dentro di evitare di usare il model. Adesso è un esempio molto semplice perché c'è una variabile sola incriminata, quindi basterebbe spostarla dentro le funzioni. Ma come soluzione generale, noi immaginiamo un programma che abbia un modello con tante strutture dati dentro, ecco, il fatto che queste strutture dati del modello vengano modificate dal task è pericoloso. Perché possono esserci più task contemporanei. E quindi io mi estraggo dal modello solamente le cose che mi servono. Se sono delle collection che devo solo leggere, va bene, posto che, che poi il task principale non modifichi il modello, perché se poi sto leggendo una collection che sotto il naso mi cambia, nel task principale, poi il task non sa più cosa fare. Oppure la cosa migliore è proprio farmi una copia. Una new collection che copia quella prima. Spreco un po' di memoria, ma almeno sono sicuro che i dati su cui lavoro sono stabili e nessuno me li tocca. Oppure mi creo i miei. E questo vuol dire che, ad esempio, nel mio caso posso crearmi un nuovo modello, chiamiamolo proprio ricerca, così. In questo caso mi creo una copia privata del modello. In questo caso, se ci fossero dei dati del modello principale che mi servono, dovrei ricopiarli qua dentro nella mia copia privata e poi lavorare. Quello che era chiamato qua model era un riferimento al modello unico creato nel main, che andava bene finché uno solo per volta lo toccava. Quando sono più che lo toccano, ognuno deve avere le proprie variabili private su cui lavorare. Se no, veramente. Allora, se facciamo così, dovremmo aver annullato l'indeterminazione, il fatto che il risultato dipenda dall'ordine delle operazioni, non cambia nulla. Adesso passo a 7, e mentre faccio 7 calcolo dei 6, che mi dà sempre lo stesso valore, 5 mi dà sempre lo stesso valore, e quando arriverà il 7 presumibilmente mi darà il valore giusto. Quindi sono tre paralleli che lavorano su strutture dati, su oggetti diversi, separati.
Cioè, dobbiamo proprio immaginarla così, a compartimenti stanci, cioè ogni thread ha le sue cose. Se cominci a condividerle, rischi di far danni. Dove non fai danni è fuori dai task. Cioè, qua nell'event handler, qui non ho problemi, perché l'event handler entra nel ciclo degli eventi di JavaFX e quindi gli event handler vengono eseguiti uno per volta, non c'è problema. Ok? Allora, a questo punto possiamo togliere questi print line che ci danno fastidio. Così la console rimane tranquilla. Cosa ci rimane da vedere? Ci rimane da vedere le altre eventuali forme di comunicazione del task tra il principale. Ad esempio il discorso dell'update, del progresso, no? Dello stato di avanzamento del task. Allora, questo l'avevamo già visto, è molto semplice, basta che il task chiami a un certo punto il metodo update, dove è andato qua? Update progress. E va bene. Nel nostro caso non è poi così facile, perché se è una procedura ricorsiva, dove lo chiamo? Io so che qua, qui così, diciamo così, dopo la linea 48 il progresso è 0%, dopo la linea 49 il progresso è 100%, ma a metà strada, a che punto sono arrivato, dovrei farmelo dire della contrasoluzione. Quindi la contrasoluzione dovrebbe lei chiamarmi update progress. E per chiamarlo, come fa a chiamarlo sull'oggetto task che non fa parte del modello? Beh, dovrei passare al metodo contrasoluzioni anche un riferimento a task, in modo che contrasoluzioni possa chiamare il metodo task.updateProgress. È l'unico modo. È brutto da vedere, perché vuol dire che stiamo infilando nel modello una conoscenza dell'interfaccia utente. Però nel caso di procedure ricorsive non è che ci sia molto altro da fare. Poi proviamo a farlo. Quindi vuol dire che all'inizio noi possiamo aggiornare il progresso dicendo il lavoro che ho fatto finora è 0, su non so quanto lavoro dovrò fare, metto 1. Così 0 su 1 fa 0%. Poi dentro la contrasoluzioni dovrò in qualche modo aggiornare questo valore. Potremmo dire size. No, non è vero, lasciamo 1. Allora, quindi a contrasoluzioni passerò a questo punto anche il task, con l'unico scopo che la contrasoluzione possa chiamare update progress. Quindi entro nella contrasoluzione, in cui ovviamente dovrò cambiare anche task di integer task java.fx.concurrent, e purtroppo questo task lo dovrò passare anche, vabbè no, me lo salvo come variabile locale, dai, task integer task, e quindi qua nel conto soluzioni mi ricordo qual è il task che per conto del quale sto contando. This.task uguale task. Allora, questo mi permette, e questo conto soluzioni fa partire tutto, poi il vero lavoro è fare la procedura ricorsiva. La
procedura ricorsiva che di tanto in tanto deve aggiornarmi sul progresso. Quindi come faccio a dare due valori che mi dicano il numero massimo e il numero minimo di lavoro fatto? Il problema è che il numero massimo di lavoro fatto non so quanto sia. Io so quante volte, diciamo, ho esplorato ricorsivamente le varie soluzioni, quante ne ho trovate, ma non so quante ce n'erano da trovare, non so quanto vale il massimo. Una cosa che potrei fare è, visto che io faccio un get posizioni e quindi a ogni livello, ma dov'è il for, scusate, ah no, solo tre tentativi, quindi se ho già fatto tutta la tastiera, scusate, mi sono perso un attimo la procedura ricorsiva. Ah, ok, sì. Sto cercando un numero da poter restituire al chiamante. Io so, se vogliamo vedere come lavora la procedura ricorsiva potremmo fare così, è un metodo un poco ortodosso, a che livello è la ricorsione. Avevamo la variabile fatto, che partiva da 0, arrivava al numero massimo di posizioni, cioè 5x5, 25, e man mano che andava avanti mi diceva quanti livelli aveva fatto, solo che questa variabile poi torna, va avanti e indietro. Vabbè, facciamo una cosa semplice. La ricorsione abbiamo al primo livello 3 sottoalberi. Provo 0, provo 1, provo 2. Al secondo livello, per ciascuno di questi, potenzialmente ne ho 3. Provo 0, provo 1, provo 2. In ciascuna delle posizioni. Quindi io in realtà so che se fosse il primo livello della ricorsione, qua sono allo 0%, qua sono a un terzo del lavoro, qua a due terzi e qua a tre terzi del lavoro. Al secondo livello si aggiunge un nono, due noni, tre noni. Al terzo livello si aggiungerebbe un 27esimo, eccetera, eccetera. Ma possiamo fermarci al primo livello? Quindi se, posso dire che se sono qua, se fatto è uguale a 0, cioè sono al primo livello, allora task.updateProgress, progress. Dove è andato? Update progress. Perché non me lo fai chiamare? Sei un task, no tu? Un task.
is not visible, perché è protected sto fenetto, sto maledetto. Va bene, ci rinuncio, scusate, non voglio perdere troppo tempo su questa cosa. Tagliamo la testa al toro, scusate per il tempo che ho perso. Quali sono le procedure possibili? È sempre un pasticcio. Se noi il ciclo ce l'avessimo direttamente qua, sarebbe semplice. Ma c'è un modo per dire: io sto lavorando, ma non so quando finirò. Meno uno, meno uno. E poi l'altro dice: ho finito, uno su uno. Cioè, sto andando avanti, ma non ti so dire con che percentuale. Dovrei complicare di più, dovrei prendere una classe che sia una sottoclasse di task e passarla e non direttamente il metodo. Perché è protected quel metodo. Le studiano tutte per complicarci la vita. Ma la parte interessante non è tanto chiamare update progress, è cosa me ne faccio. Cioè, che poi il task mi faccia vedere queste cose, poi io dove le visualizzo. Allora, torniamo all'interfaccia grafica. Che apro con lo Scene Builder. È un modo molto comodo di visualizzare il progresso di un task è usare elementi grafici che proprio facciano vedere lo stato di avanzamento. Ad esempio, c'è proprio un elemento che si chiama progress bar o un progress indicator, ma progress indicator è quello che gira e basta. La progress bar mi dovrebbe far vedere da 0 a 100, che io posso inserire qua in fondo, qua sotto, diciamo un pochino più larga, e questa progress bar ha un indicatore da 0 a 100, da 0 a 1, no? Che si colora progressivamente man mano che questo indicatore progress aumenta. Oppure, nel caso in cui non lo sappia, forse posso metterlo a mano meno 1, fa vedere così, del tipo sto lavorando ma non so a che punto siamo. Ok? E poi diventerà 1. Allora, questa progress bar la possiamo aggiungere, pbar, e la possiamo collegare al task, in modo che man mano che il task ci informa sullo stato di avanzamento del lavoro, la progress bar automaticamente si aggiorni. Allora, per far questo io aggiungo un elemento sull'fxml, devo prendere la dichiarazione da qua, ovviamente, perché la devo aggiungere al controller. Quindi questo è il controller, vado su nelle dichiarazioni dove ho la text area eccetera, aggiungo la mia progress bar. E poi nel momento in cui creo un task, quindi dopo che l'ho creato sempre e prima che il task parta, collego la proprietà progress del task con la proprietà progress della mia progress bar. Collego è come se mettessi un gestore di evento sulla proprietà progress del task, dicendo tutte le volte che cambia la proprietà progress avvisami e io dentro leggerò questa proprietà progress e la copio nel progress della progress bar. Questo lo posso fare a mano, andando a mettere un gestore dell'evento, oppure molto più semplicemente ho questa funzione bind che fa questo collegamento in automatico. Quindi prendo della progress bar la progress property, la property progress che dice quanto è colorata la progress bar, e questo valore non è più indipendente, non faccio più un set per impostarla a 0,7. Ma dico, in generale, collega la bind
a che cosa? Alla proprietà progress di un task. Entrambi sono dei double, sono dei numeri reali e quindi sono compatibili. Quindi io posso fare la mia progress bar progress property bind e poi c'è il solito task progress property fatto. Questo vuol dire che finché il task è vivo, ovviamente, tutte le volte che il task aggiorna la propria proprietà progress del task, questo stesso valore verrà trasferito sulla proprietà progress della progress bar e di conseguenza visivamente, visto che sono in un thread separato, lo può fare subito l'aggiornamento, viene mostrato che questa sbarra va avanti. Adesso si vede che in un attimo è diventata piena. Su quelli più lunghi vediamo che sta lavorando, quindi quando parte sta lavorando perché il task ritorna a meno 1 e poi a un certo punto il task ritornerà a 1 per dire sono al 100% del calcolo da fare. Ecco qua. Io non sto a seguire cosa fa il task, sto semplicemente a collegare una proprietà di un oggetto con una proprietà di un altro. Sul discorso delle property e del binding, no, ne parleremo più avanti per poterlo fare anche su oggetti nostri, no, che può tornare comodo. La stessa cosa la posso fare anche volendo sul message, no, anche qua noi possiamo avere, oltre che update progress, potrebbe anche esserci un update message in cui io dico cosa sto facendo, avviata ricerca dimensione size, e poi nel message posso anche scrivere terminata ricerca di dimensione size e la posso agganciare questa a un altro elemento dell'interfaccia grafica. Quindi nell'fxml posso decidere che a fianco, dov'è lo sim builder qua, questa progress bar la faccio un pochino più piccola, la metto in un hbox, perché a fianco ci voglio mettere una label in cui ci metto il messaggio magari. Cosa ha fatto? Dove l'ha messa? Ok. Progress bar, label. Ok. Questa label la chiamo label status, c'è il messaggio di stato, la porto di là nel controller e così ne posso collegare la proprietà text, quindi la label status punto text property, no, la label ha una proprietà tra le varie properties, questo giochino lo posso fare con qualunque proprietà elencata nel pannello properties, a me interessa questo text, che voglio che si aggiorni automaticamente al variare della proprietà message property del task. Entrambe sono stringhe e quindi il binding può funzionare. Quindi quando parto, avviata ricerca, nel frattempo la progress bar frulla e
poi quando la progress bar sarà piena, in teoria quel messaggio cambia da solo, da avviata ricerca sarà scritto terminata ricerca dimensione 7. E questo è il task stesso che pubblicando le proprie informazioni vengono visualizzate. E poi ci sono le soluzioni, a questo punto invece è il controller che viene avvisato che il task è finito, prende il risultato e lo visualizza. Se volessi mostrare anche il tempo in millisecondi, il task lo calcola il tempo, calcola lo start e l'end, no? Il problema è che lui è un task di tipo integer, quindi può restituire solo un valore. Quindi o restituisce il tempo o restituisce il numero di soluzioni. Oppure facciamo un oggetto e restituiamo quello, un oggetto che contenga un intero e un long, e complichiamo un pochino il task. Se vogliamo far restituire al task più valori, non c'è altro modo che complicare il tipo dell'oggetto ritornato. Non è che sia particolarmente complesso. Ci creiamo un oggetto, una classe del tipo risultato che contenga facciamolo integer, come si chiamava questo? Soluzioni public long tempo. Qui ho definito una classe dentro un'altra classe, no? Una classe annidata privata, tanto la userò solo io, è inutile che crei una classe visibile a tutto il programma. E quindi dirò che il mio task non restituisce un integer, ma restituisce un risultato. Quindi il metodo call restituirà un oggetto di tipo risultato. Quindi non mi può ritornare soluzioni che è semplicemente un intero, ma questo risultato, poverino, dovrà avere anche un costruttore. A cui gli passo i due valori che contiene il risultato e il tempo. Cioè le soluzioni e il tempo. Quindi non return soluzioni, ma return new, risultato, soluzioni, tempo. Tempo sarebbe end-start. Quindi creo un contenitore in cui metto i dati che mi servono. E a questo punto, ovviamente, quando il task termina, mi restituirà un oggetto di tipo risultato. E io potrò estrarre il numero di soluzioni, ma anche finalmente il tempo, e stamparlo, quindi diviso un milione, perché mi arriva in nanosecondi, per stamparlo in millisecondi, quindi non mi va più bene che il task restituisca semplicemente un integer, definisco un oggetto che contiene tutti i dati che mi interessano. Li incapsulo dentro la risposta del task e nell'event handler che gestisce la risposta vado poi a estrarre i singoli pezzettini. In questo caso avrò due variabili intere, se avessi una collection anche di cose più complicate uso lo stesso trucco. Non ho problemi di concorrenza, di accesso contemporaneo ai dati, perché per definizione questo return new risultato avviene quando il task è vivo, perché il task lo sta facendo, e invece la lettura di questo, e l'uso di questo risultato avviene quando il task è già morto, perché l'event handler viene chiamato dopo che il task è passato nello stato di succeed. Quindi non ho problemi, sono in due è un oggetto che viene creato da un task e usato da un altro, ma non è un problema perché lo usa solo uno per volta per costruzione proprio. E quindi dovremo vedere
che questa volta riusciamo a stampare anche il tempo di esecuzione e non solamente il valore. Ops, 8 lo lascerei perdere. Qual è il difetto di queste cose? È che aumenta terribilmente la complessità del codice. Perché noi in un semplice, eccolo qua, in un semplice controller, una classe controller, poverina, che di solito contiene poche cose, ci siamo definiti delle classi annidate, abbiamo creato delle classi anonime dentro il codice. Quindi si sbrodola parecchio quello che era un lavoro all'inizio di oggi. Questo metodo doCalcola, ricordiamoci che aveva questa istruzione e quest'altra, fine. Sì, poi c'era la terza, qua sotto. Aveva tre istruzioni. Adesso abbiamo due videate di codice. Due videate di codice che vengono eseguite in un ordine un po' strampalato. Vogliamo vedere in che ordine sono eseguite le istruzioni? Quando schiaccio su calcola, sul bottone, viene chiamato doCalcola. Eseguo questo, la 58, la 60, che possiamo anche togliere. Questa partenza ormai non serve più a niente perché abbiamo la linea di stato sotto che dice sono partito. Viene eseguita questa istruzione. Qui non viene fatto niente, semplicemente viene creata e messa da parte una classe. Non viene eseguito nulla. Qui non viene fatto nulla, viene semplicemente registrato sul task appena creato, quindi viene creato un oggetto, basta. Qui viene impostato un attributo di un oggetto, basta. Poi eseguo queste due istruzioni e lancio il thread. Quindi ciò che fa il doCalcola sono veramente pochissime istruzioni. GetValue fa una new e basta, un'altra new e basta, imposta due proprietà e lancia un thread. Dopo un po' il thread partirà. Quando il thread partirà chiamerà il metodo call. Quindi finora tutto questo codice non è mai stato guardato, è stato messo da parte. Ho creato una classe, l'ho chiamata classe anonima 12345, ma non l'ho eseguita. Non ha neanche un costruttore, quindi non fa nulla. Quando, quindi, dopo un po' che il metodo doCalcola è terminato, perché io quando arrivo qua sotto e faccio start, il metodo è finito, esco, quindi il metodo termina, l'interfaccia utente torna alle sue cose, dopo un po' viene chiamato il metodo call. Il metodo call fa queste istruzioni. Quindi calcola il tempo, crea l'oggetto ricerca, attiva la ricerca, eccetera, eccetera. In parallelo, mentre questa call va avanti, lavorano queste bind, che vanno a vedere se per caso la progress property o se per caso la message property di questo task vengono aggiornate, nel qual caso aggiornano a loro volta l'interfaccia utente. Questo non l'abbiamo scritto noi, lo fa da solo. E poi questo ritorna un risultato. E poi finisce. Finisce il metodo call e quindi questo oggetto non serve più a niente e viene distrutto. Ma il fatto di ritornare dal metodo call fa sì che l'oggetto passi in uno stato succeeded, terminato con successo. E quindi, dopo un po', questo evento del fatto che il task sia terminato viene catturato, gestito dalla coda degli eventi, e quando viene gestito viene chiamato il metodo handle. Quindi alla fine vengono eseguite queste due righe. Quando ormai il task è morto e quando ormai il metodo onCalcola è stramorto. Ok?
L'importante è non perdere il filo, c'è una concatenazione logica delle varie operazioni. Questa concatenazione logica ha senso, una volta che l'abbiamo capita, ma non dobbiamo ricercarla nell'ordine delle istruzioni, perché è completamente stravolta. Ok? È ovvio che questo è pesante. Il consiglio è non facciamolo sempre. Se sappiamo che i nostri metodi, in questo caso, hanno solamente un tempo di esecuzione di 100-200 millisecondi, va bene così. L'utente ha una vita davanti, può aspettare 200 milli. Se però superiamo il secondo o due, comincia a valer la pena mettere in piedi questo meccanismo. A maggior ragione se vogliamo che l'applicazione possa elaborare in parallelo più richieste, anche lunghe, facendo attenzione che queste richieste, come capitava per la variabile conta, non si pestino i piedi. Ok. Oggi direi che ne abbiamo già, voglio solo lasciarvi così con un rompicapo, parlando di ricorsione, un esercizio che poi alla fine è facile, però rispetto al multitasking è più divertente. Conoscete il problema delle otto regine? Si può fare anche a mano. Avete una scacchiera 8x8 da scacchi, se volete la potete immaginare parametrizzato n per n, e su questa scacchiera dovete posizionare 8 regine in modo, vabbè quello è facile, ma in modo che non si mangino a vicenda. Sapete che la regina può mangiare spostandosi su un numero qualunque di caselle in verticale, in orizzontale, in diagonale, e quindi io ne ho messe 5 una griglia di 7x7, dovrei metterne 7, solo che le ultime due non so dove metterle, perché ovunque io le metta vengono mangiate da una delle regine esistenti. Cioè questa qua, se la metto qui, la prima riga è vuota, no? Quindi potrebbe essere una buona candidata, perché non c'è nessun'altra sulla stessa riga che mi può mangiare. Prima colonna anche, ma in diagonale c'è questa che mi mangia. Se la provo qua mi mangia questa, se la provo qua mi mangia sempre lei, se la provo qua mi mangia quella sotto, qua e qua anche vengo sempre mangiato. Quindi in questo caso non c'è modo di posizionare una regina sulla prima riga. Sull'ultima neanche, perché qui mi mangia questa, qui mi mangia quest'altra e le altre mi mangiano per colonne. Quindi in questo caso, se fossi arrivato a questo punto con la procedura ricorsiva e mi dessero come compito posiziona la prossima regina, direi non posso, non c'è nessuna posizione lecita. E quindi non vanno bene queste 5, dovrò posizionarle in modo diverso, dovrò provare condizioni diverse. Allora, questo è un esercizio ricorsivo relativamente semplice. Si riescono anche a trovare soluzioni che a mano sono un po' complicate. Attenzione a come lo impostiamo. Se la griglia è n per n, non abbiamo una ricorsione profonda n quadro, ma solamente n. Conviene lavorare per righe. Allora, io so già che le regine saranno una per riga, per forza, se no si mangiano orizzontalmente. Allora, al primo livello di ricorsione mi chiedo, su quale colonna posiziono la regina della prima riga? Secondo livello di ricorsione mi chiedo, sulla seconda riga dove posiziono la regina? Al terzo livello mi chiedo, sulla terza riga dove posiziono la regina? Quindi ho al massimo, sulla scacchiera da 8x8, 8 livelli di ricorsione, in ciascuno dei quali devo considerare al massimo 8 posizioni. 8 all'8 è già un bel numeretto, però non è alla 64. Se volete provare a giocarci, poi magari confrontiamo le soluzioni. Consiglio, facciamolo prima in modalità testo. Se poi vogliamo vestirlo con l'interfaccia grafica, è carino vedere anche le regine che compaiono e scompaiono dalla scacchiera, se volete farvi del male con JavaScript. Ma oggi di male abbiamo già fatto abbastanza. Ci vediamo lunedì.